Ciao a tutti, stiamo andando a Trezzo d'Adda al Metal Fest Italia a vedere Tranquility e l'Insomnium, a questo mega festival organizzato da metalitalia.com. E niente, sono le, che ore sono? Ecco, non ve lo dico, no, sono le 5 meno un quarto e in questo istante l'Insomnium stanno iniziando il meet and greet e noi siamo ancora in autostrada, vai alla grandissima. Niente meet and greet con l'Insomnium e va bene, faremo il meet and greet dopo il concerto dell'Insomnium con i Da Tranquility prima del loro concerto. Nulla, dai, poi appena arriviamo vi facciamo vedere un po' la location, ci saranno anche un sacco di altre... adesso vi faccio vedere, ci saranno anche un sacco di stand, quindi faremo un po' di giri così per gli stand. Contento, mega contento, ed era un sacco di tempo che volevo andare a vedere Da Tranquility e questa è... Sono solamente 10 anni che non ci vado a vedere. E questa è la, diciamo, la festival migliore perché racchiude due gruppi che effettivamente sono i suoi due gruppi preferiti. Il panorama death metal melodico sono dei gruppi veramente validi, come voi già sapete se state qua a guardarmi. Ci vediamo tra una mezz'oretta, neanche, dovremmo essere arrivati. Appena arriviamo ricominciamo il vlog. Ciao a tutti. Ok, allora siamo arrivati, non mi faccio vedere, vai, perché sennò non riuscite a sentirmi. Siamo arrivati qua intorno, vedete l'area esterna, abbiamo già fatto i primi acquisti che poi vi farò vedere. Siamo in coda per vedere, per fare il meet and greet con i Da Tranquility, mancano 40 minuti. Niente, speriamo di riuscire a scambiare quattro chiacchiere e a farci fare qualche autografo. E dopo di corsa rientreremo all'interno del live perché ci saranno l'Insomnium che suoneranno. Per cui niente, vi faccio una panoramica degli stand fuori che, vi dico la verità, pensavo più belli dal sito. Non è che ci sia tantissimo. Questa è l'area esterna. E lì davanti, in quel tendone nero gonfiabile, c'è il tavolo per il meet and greet. All'interno ci sono altri piccoli stand di merchandising ufficiale, non c'era tantissimo merchandising, però va bene così, qualcosa abbiamo comunque comprato. No, scazzo totale di mio marito che sta già chiamando il suo migliore amico per dirgli che lui non è venuto, va bene? Ciao ragazzi, ci vediamo dopo, speriamo di riuscire a fare una girata. Ci siamo arrivati, stiamo aspettando di incontrarli al mattino di qualcosa. Thank you.
done it in a better place than Milan. You guys are fucking amazing. Thank you. So now we'll just go back, prepare for the next tour. You know, rehearse all these songs you guys want to hear. And then in March of next year, we want to see you guys again, okay? And thank you so much for making this festival super fucking special. Thank you to Luca from All Italia, Matta l'Italia, for making this happen. This is beautiful. Thank you guys.
Ok, ciao, forse riuscite a sentire qualcosa adesso. Siamo appena usciti dal live di Trezzo, abbiamo visto l'Insomnium, abbiamo visto i Dark Tranquillity, e non abbiamo visto i Sodom, o meglio, li abbiamo ascoltati esternamente perché, vabbè, eravamo morti. E poi abbiamo incontrato altri amici, per cui abbiamo passato la serata un po' a bere, un po' a chiacchierarcela su, per cui Sodom li abbiamo fondamentalmente solo ascoltati come sottofondo. Com'è andata? Benissimo, nel senso che c'era un sacco di gente, l'organizzazione è stata, diciamo, buona in alcune cose, in altre un po' meno. Come vi dicevo, il meet and greet l'abbiamo fatto solo con i Dark Tranquillity, un meet and greet veramente velocissimo, durato 20 minuti, la gente era tanta, quindi praticamente era solo ed esclusivamente un tavolo passaggio di foto piuttosto che di cimeli da far autografare, e poi una foto se si riusciva a fare, però solo ed esclusivamente fatta dal fotografo del Metal Italia, del sito Metal Italia, per cui poi le foto saranno messe sul sito, credo domani o nei prossimi giorni. Noi abbiamo fatto la foto con Michael Stein e Niklas Sadin, quindi rispettivamente chitarrista e cantante dei Dark Tranquillity. Speriamo che sia venuta bene. Poi che cosa? Cos'altro? Ah sì, una chicca che poi vi farò vedere. Sono riuscita, come vi dicevo prima, a fare una foto con Michael Stein. È stato disponibilissimo, molto gentile, anche perché poverino era al self-service, stava cercando di prendere qualcosa da mangiare prima di iniziare il concerto, quindi io gli ho rotto veramente le palle, ma è stato carinissimo e ha fatto comunque la foto con me. Sono strafelice. Mi sarebbe piaciuto incontrare Niklas, però è andato via subitissimo, anche già dal palco è andato via subito. Mi sarebbe piaciuto incontrare Nilo dell'Insomnium, poiché non abbiamo fatto il meet and greet, e allora magari volevo avere la possibilità di incontrarlo dopo, ma non abbiamo avuto la possibilità di incontrarli. Vabbè, fa niente. Concerto dei Dark Tranquillity, fantastico, vero? Vero? Sì. Vero, confermiamo. Molto bello, scaletta, vabbè, che si sapeva già, perché comunque una scaletta che è già stata rodata nei vari festival estivi di quest'anno, per cui era già online e non si è discostata assolutamente da quell'appunto Non che. hanno fatto Punish My Heaven. Vabbè, lo sapevamo già, però non si è discostata assolutamente da quello che avevo già visto. Adesso, tra l'altro, vabbè, hanno fatto sapere che stanno finendo il nuovo album Automa e Ops. Mettiamo un po' di luce, anzi no, sì, stanno finendo un nuovo album Automa, e che ricominceranno il tour a marzo credo che saranno già in Italia. Questo era l'ultimo concerto del Construction Tour, giusto? Ok, sì, era l'ultimo concerto del Construction Tour, per cui niente, insomma, un'ottima chiusura. Concerto dell'Insomnium, che dire? Scaletta anche quella comunque già rodata nei vari festival, l'avevamo già vista, ma c'è stata in entrambi i casi invece no, c'è stata una chicca, scusatemi. Parlando dell'Insomnium, c'è stata una chicca che negli altri festival non hanno fatto. Hanno suonato Weather the Storm e ovviamente, siccome era una collaborazione, una canzone che l'Insomnium hanno fatto in collaborazione con Michael Stein, Michael Stein è salito sul palco e ha cantato con loro, quindi è stata una cosa molto carina, no? È stato bello, insomma, per chi è appassionato di entrambi i gruppi, secondo me è stato un bel momento. Un concerto buono, penalizzato forse però da dei suoni, no? Non troppo. E delle regolazioni non fatte Sì, bene, poi vabbè, non aiuta molto l'acustica del live, per però. l'Insomnium probabilmente l'acustica del live non è il massimo della vita. E i suoni effettivamente, boh, forse potevano essere regolati un filino Forse è meglio. colpa di un soundcheck non fatto a dovere. Probabilmente
probabilmente anche quello. Con i Dark Tranquility non c'è stato questo problema. No, con i Dark non c'è stato questo problema. Suoni impeccabili, Michael Stein impeccabili, cioè impeccabile. Cioè veramente è stato un ottimo concerto su tutta la linea. E anche qua c'è stata una chicca, perché all'ultimo, giusto, in Misery's Crown sono usciti anche i componenti degli Insomnium a scherzare e a cantare il riff di Misery's Crown, e quindi è stato carino. Comunque hanno ricambiato, diciamo, il crossover fatto da Michael Stein nel loro concerto, quindi un live divertente, bello per i fans di queste due band. E nulla, sì, organizzazione buona, mangiare non male, tra le altre cose anche il cibo non era sgradevolissimo, l'ho provato solo vino, quindi ci puoi dire tu che è buono. Più che dignitoso. Merchandising, ecco, punto dolente forse il merchandising delle band ufficiale. Se è tanto sentito parlare sul sito di metalitalian.com e sul loro sulla loro pagina Facebook, di non acquistare, quindi comunque di supportare, non mi veniva il termine, di supportare il merchandising ufficiale, no? Sono d'accordissimo su questo, se il merchandising ufficiale delle band avesse effettivamente dei prezzi buoni, comunque dei prezzi onesti. In questo caso i prezzi onesti c'erano, effettivamente le magliette andavano dalle 15 euro al massimo 20-25 euro ed erano fatte anche comunque molto bene. Il problema, pochissima varietà, veramente due magliette per ogni band, quando comunque il loro merchandising sui siti è sicuramente di più, per cui potevano portare più varietà e sarebbe stato meglio. Però vabbè, sarebbe stato più apprezzato. Sì, sarebbe stato sicuramente più apprezzato anche dai fans. Detto questo, noi ci siamo comprati comunque due magliette, non abbiamo comprato la maglietta del festival di Metal Italia perché comunque non ci piaceva particolarmente. Abbiamo comprato, Pino si è comprato una maglietta dell'Insomnio e io mi sono comprata una maglietta della Tranquility. E nulla, basta, per il resto è stata una bella giornata, un buon concerto, e quindi spero che vi sia piaciuto il vlog. Grazie anche a Metal Italia, perché comunque è stato organizzato bene. Sì, no, assolutamente, comunque come organizzazione non ci sono state pecche, non ci sono stati problemi, quindi grazie anche a Metal Italia che ha fatto veramente un ottimo lavoro. Non è facile portare certe band in Italia, non è facile organizzare bene certi festival che comprendano diversi gruppi di diverso calibro. Sì, purtroppo alcune pecche magari ci sono sempre, però devo dire che effettivamente un grazie a Metal Italia ci vuole assolutamente. Speriamo nella prossima edizione con altre band dello stesso calibro, e quindi niente, aspettiamo l'anno prossimo. Ripeto, spero che vi sia piaciuto il vlog, spero di riuscire a montarlo in un modo decente, perché in alcune parti, ve lo dico già, sarà messo... Vi scriverò quello che vi sto dicendo, perché ci sarà veramente troppo rumore per potermi sentire. Niente, pollice in su, condividete e nulla, spero che vi sia piaciuto. Ciao a tutti, buona serata, ciao, sorridi, ciao, ciao. Saluta, ciao. Come mi ha fatto notare il mio consorte, nonché guidatore in questo momento, guidatore autista in questo momento, in questo show, in questo festival, io vi ho elencato e vi ho parlato sempre di band che mi interessavano, ci interessavano. Vi ho parlato dell'Insomnium, di cui abbiamo visto il live, vi ho parlato di The Tranquility, di cui abbiamo visto il live e abbiamo fatto il meet and greet, vi ho parlato indirettamente dei Sodom, che erano co-headliner con i
da Tranquility, che abbiamo comunque sentito anche se non abbiamo visto, ma non vi ho detto che in realtà questo festival proponeva molti altri gruppi che non abbiamo visto perché non, a noi non interessavano. C'erano gli Electrocution, i Distruzione, i Cadaveria, i Necrodeath e i Demolition Hammer. Demolition Hammer, tra l'altro, una band che ho scoperto essere longeva, per cui da tanto tempo sulla scena, ma che era il primo show che faceva qui in Italia e tra l'altro aveva un discreto seguito di pubblico, perché c'era veramente tanta gente che seguiva il loro concerto. Scusate, ma c'era una macchina che ci stava venendo addosso. E quindi nulla, volevo dirvi che è stato uno show veramente fatto bene, anche perché appunto spaziava tantissimo in diverse sfaccettature del metal, e quindi un bel po' di persone potevano aver piacere a vedere più band. Nulla, detto questo, vi potete rendere conto che è veramente Metal Italia ha fatto veramente un gran lavoro in questo festival, una gran bella organizzazione. Nulla, vi saluto a questo punto e come prima vi rimando a pollici in su e vari spammature da qualche parte. Va bene, ciao ragazzi!